Allora, ricordiamoci dov'è la roba. Giovedì 17. È questa qui? No. Io mi ripeto 13. PSD. Non faccio più. Ah, sì, hai ragione, non è la mia. Non è la mia. Allora. Il 2182 Fede. numero 182. Non ce l'avete per ripasso, eh. Però io sono diversa. A colori. Sì, no, già aspetta. Allora, ora si fa un piccolo riepiloghino perché Ah sì, no, ce l'ho. l'altro video, questa, la parte dei livelli è stata tagliata perché mentre registravo ho cambiato la risoluzione e mi ha tagliato un pezzo. Portate pazienza, ma me ne sono accorto quando ormai era registrato. E lui non tabetta naturalmente. Allora, ci siete tutti? Ma perché io lo vedo in bianco e nero qua su colori? Anch'io. Perché tu ho colori? Dove? Nei livelli, allo sfondo a colori, Lo invece nel sfondo video dove? lo vedo in bianco e A video nero. Cioè, dove? vedo nel Anteprima. Allora, aspetta, fai vedere. Ora video. Aspettate, aspettate, state buone. Qui c'è colori Vai giù. e questo è Sì, colori, va questo è bene. nero. Perché praticamente lui ti fa vedere da qui in giù. Sì, Quindi io dovrei che portare quello sopra. O dovresti fare così. Lasciare portare quel livello questo. lì in cima. No. Non avrebbe senso, devi disattivare i livelli che stanno sopra perché è come se io metto. Sì. Quindi Chiaro? c'è un livello in bianco e nero e un No, livello c'hai tutta una in serie di settaggi che lo colori. No. fanno diventare in bianco e nero, sicché se io levo questo non lo vedo più se Questi sono, questo. però questi cosa sono? Sono livelli. Livelli, allora praticamente il livello è questo o quello, qual No, questo. è? È questo, allora praticamente questo dovresti metterlo così e così, almeno lo Ah, vedo, ecco, non avevo il chiaro? nome. Almeno vedi il nome, vedi? Praticamente c'è tutta una serie di Ok. cose che se sono servite, ma oggi ne servono due. Sicché per portarla a colori basta andare sull'occhiolino a sinistra e deselezionare tutti i livelli, che poi sono correzioni, regolazioni, dico, cioè, regolazioni di, cioè, livelli di regolazione, togliere l'occhiolino e lasciare l'occhiolino sullo sfondo, o sulla copia dello sfondo, per portarla a colore. Te ti conviene illuminare quel monitor perché Sì, se no diventi non lo cieca, so. devi andare sulle proprietà dell'alimentazione. Qui ci sei, cioè, allora va qui. Allora si parte lì. Quindi si parte da questa lì. Sì, Io ce l'ho così. allora ce l'hai così, però te sei andata su una linea, andata subito. Finestra, livello. Fare anche così, tieni il piatto a sinistro e scorri, Ah. e
Ok. Allora, tutta quella fila di correzioni cromatiche, se vi ricordate bene, è servito per farvi vedere tutti i modi possibili e immaginabili per fare il bianco e il nero, no? Allora, il discorso mi fece Laura, ma io ora come posso fare per intervenire su una singola zona dell'immagine? Allora, intanto lo sfondo è attivo, sì, che l'immagine a colori è attiva. Ora lo sposto anch'io, così leggete i nomi di quello che è stato fatto. Poi la risposta quando si lavora sulla foto. E qui si inizia curve, valori tonali, filtro fotografico, una copia, miscelatore canale, bilanciamento colore, correzione colore selettiva, bianco e nero. Bene, cercate bianco e nero e attivatelo. A questo punto diventa bianco e nero. Allora, intanto, l'occhiolino serve per visualizzare o nascondere la regolazione o il livello. In questo caso è una regolazione perché c'è un disegnino che lo identifica rispetto agli altri. Se era un livello, c'era un rettangolo con un qualcosa dentro, non c'era un'icona, chiaro? Cioè, il bianco e nero ha questo simbolino qui, la correzione colore ha quella sotto, il bilanciamento ha la bilancia. Che quelle sono correzioni, si chiamano livelli di regolazione, chiaro? Però sono sempre livelli perché stanno una sopra l'altro e sono impilati. Allora, perché vi ho fatto attivare il bianco e il nero? Perché volevo spiegare come si fa a rendere questa foto, in questo caso mezza a colori, mezza in bianco e nero, utilizzando sempre un livello di regolazione, però attraverso una maschera. La maschera è questo fogliettino bianco che va selezionato, che è legata attraverso un inizio di catena. Qui si può levare e togliere, poi vi spiego a cosa serve. Comunque, l'importante è capire come attivare le due cose. Allora, se faccio clic sull'iconcina e clicco due volte, attivo le proprietà, in questo caso del bianco e nero. Vedi? Proprietà. E mi dà le proprietà del bianco e nero, io posso intervenire sul bianco e nero. Se invece clicco due volte sulla maschera, e sarebbe quella dopo la catenella, se che quello bianco, e clicco due volte, mi dà le proprietà della maschera e ho la densità, che sarebbe la trasparenza, e la sfumatura, che è, come dice la sfumatura, cioè la sfumatura in questo caso serve solo per rendere più tenue i passaggi. Allora, sulle maschere, siccome si interviene su una maschera, il metodo più veloce è con un pennello. Vi ricordate Lightroom? Si prendeva il pennello e si andava a intervenire dove serviva. Funziona uguale. Colori da utilizzare, bianco e nero. Il nero copre e il bianco cancella. A posto del bianco potete usare la gomma, però insomma, a vostra discrezione. Esempio pratico, se io voglio lasciare tutto in bianco e nero e avere solo, cosa ne so, l'acqua colorata, mi scelgo il mio bel pennello brush gli amici B, poi con il pulsante destro vado a cercare una dimensione di pennello che non mi faccia impazzire troppo, diciamo una cosa così, una durezza 0 in modo che sia sfumato. E poi con il nero, cioè il colore di primo piano deve essere nero, sicché io in questo caso ce l'ho bianco, piglio solo due freccioline in modo da averlo in primo piano, vado a spennellare dove voglio far apparire l'immagine originale. Chiaro? Ora, una volta lasciato il mouse, come potete vedere, nella maschera io vedo la spennellata che ho fatto ed ho applicato alla correzione del bianco e nero. Allora, dovete cliccare sulla maschera sulla destra e vi appaiono gli angoli attivi sul bianco e nero. Poi prendi il pennello,
Quindi la proprietà del nudo ora. Eh? La proprietà che già ho. La proprietà lasciala perdere, tanto quella, per esempio, se guardi ora, io la proprietà ce l'ho aperta, però mi dà la proprietà della maschera, perché questa è la maschera. Mm-hmm. Sì, sì. Se io pigio qui, mi dà la proprietà del bianco e nero. Chiaro, che qui le proprietà se ce l'hai aperte le vedrai sempre. Se la vuoi chiudere, la puoi chiudere. Non è che. Poi quello che ho fatto io, poi qui c'è il destro, perché te c'avevi un pennello quadrato, devi prendere il pennello tondo, prendi il 46. Sì. Poi guardi le dimensioni del pennello che siano consone a quello che devi fare, perché così, no. anche forse anche troppo, okay, no, vabbè. Poi spostati tutte le finestre in modo da vedere l'immagine. Sì. E la durezza, scusa, hai detto? La durezza zero. E poi fai un. Ah, ancora sì. Chiaro? Sì, era questo. Perché deve essere nero, perché se è bianco non. Perché la maschera funziona in bianco e nero. Volendo c'è il nero in trasparenza, che è praticamente cioè dai un'opacità, però si può dare anche dopo. Stessa cosa si può fare per il cielo, cioè non è che io l'ho fatto per l'acqua. Allora arrivo. Allora, fate il pennello, tu ti provi a non dare nulla, perché veramente sono la mania. Allora, aspetta, arrivo. Intanto faccio anche il cielo. C'è il bianco. Sopra. Devi usare il nero. Qua su. No. Il colore di primo piano deve essere. Quella sopra. Quella con le freccine che riguardano. Le devi. ci siamo? Ora io ho fatto anche il cielo, la maschera naturalmente si vede una sgommata di nero sopra, una sgommata di nero sotto. Per attenuare ancora di più l'effetto e renderlo ancora più meno netto, anche se ho usato un pennello con durezza zero, sulle proprietà della maschera c'è una voce che si chiama sfuma, e io qui posso ancora modulare, ora gli ho dato troppo però. Allora, vi faccio vedere la differenza. Allora, aspettate. Intanto la metto a zero. Se io premo Alt e poi faccio due volte clic sulla maschera, cioè una volta clic sulla maschera, mi fa vedere la maschera. Cioè, questo è quello che ho applicato a livello di correzione bianco e nero. Chiaro? Allora, vedete questi toni di grigio? Questo è il pennello sfumato. Se io aumento la sfumatura, vedete? Così è come ho fatto io. Io volendo posso interagire ancora sulla sfumatura o sulla sfocatura, chiamatela come vi pare, per aumentare i toni di grigio in modo da attenuare degli effetti, cioè degli stacchi troppo accentuati. Ora, in questo caso non è il metodo migliore per fare questo lavoro, per fare un lavoro di precisione bisognerebbe fare altre cose, comunque poi ci arriveremo. L'importante è che voi iniziate a capire che qualsiasi oggetto che ha una maschera collegata si può utilizzare a questa maniera. Perché, esempio, se io nascondo il bianco e il nero, prendo correzione colore selettiva, che mi deforma pesantemente la foto su colore, infatti correzione colore selettiva, vado sulla maschera e io, ora mi diverto un po', faccio un posi, 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 così. Poi gli do, vado nelle proprietà, diminuisco la densità, che come vedete gli dà una trasparenza, e poi aumento la sfumatura. Allora, se premo I, cioè Shift,
mi disabilita l'effetto della maschera. Se lo ripigio me lo attiva, vedete? E mi appare una X sul canale. Mm-hmm. Questo è lo shift. La densità, naturalmente, facendo la pannello proprietà, la posso modificare in qualsiasi momento, eh? Perché non è distruttiva questa cosa. La foto rimane originale, avete un livello di correzione che potete modificare in qualsiasi momento, come vi pare, quando vi pare. Se io metto la densità intorno al 62, premo Alt, mi fa vedere delle spennellate che non sono nere, perché la densità è al 62, sì, che vuol dire che è come se avessi spennellato al 62%. Volendo li posso aumentare la sfumatura, ora che ho esagerato. Seleziono correzione colore e, come vedete, l'effetto è più gradevole. Ecco, se la tolgo, queste, diciamo, sono le nozioni base per usare le maschere a questo tipo di alle correzioni colore. Si può fare su tutto, eh? Basta che ci sia una maschera attiva su qualsiasi cosa, si può attivare. Se io levo questo e lo faccio su, guardiamo un po', filtro non mi interessa, miscelatore canale, ecco questo, anche qui è la solita cosa, qui aumenta praticamente il verde. Se lo voglio eliminare, e lascio il verde, cioè lascio una percentuale di verde di miscelatura canale solo da una parte. Con il colore si sente meglio? Sulle maschere bianco e nero, sì, bianco e nero, perché altrimenti, proprio per essere proprio brutti, no, sulle maschere bianco e nero, il discorso della luminosità del contrasto, ora te lo spiego, non so se te l'ho fatto vedere, si usa in questi casi, cioè ora io ho usato un pennello sfumato. Se questo pennello sfumato non mi serve più, io vado su luminosità e contrasto, aumento il contrasto, aumento la luminosità e lui mi elimina la sfumatura. Cioè, prima era così, ora è così. Allora, premi Alt sulla maschera per selezionare la maschera come se fosse, diciamo, il foglio di lavoro attivo, vai su immagine, regolazioni, luminosità, contrasto. Ovviamente il contrasto, volendo anche la luminosità, e lui te la restringe e ti elimina, vedi? Ti elimina la sfumatura. Sì. Ora, questa tecnica della luminosità del contrasto serve, non so, su selezioni, no, non sulle spennellate così, perché per fare un paesaggio e mascherare determinate cose bisogna utilizzare altri strumenti, però questo per farvelo vedere, perché se io, ecco, vado qui, faccio CTRL Z, la differenza è veramente minima, bisognerebbe ingrandire, capire dov'è la modifica. Qui si apprezza poco perché è tutto, cioè, è proprio un minimo, cioè, perché è questa zona qui, perché... però mettiamo il caso mettiamo il caso che io devo proprio andare di cioè devo fare una cosa talmente precisa qui, questa zona qui, no? Dove ci sono i rami, qui col pennello è un po' impegnativo. Allora, in quel caso bisogna usare i canali. I canali, se vi ricordate il discorso del blu, del verde e via dicendo, per creare una maschera e utilizzarla, non so, per i colori o per scontornare, di solito si utilizza il blu perché è del contrasto, è quella più marcata. Infatti, se vado qui nel blu, qui c'è il bianco, c'è un grigino, qui c'è un po' di nero. Allora, guardate come funziona, io mi faccio una copia del blu, vado su regolazioni, luminosità, contrasto, aumento il contrasto, diminuisco la luminosità,
in modo da renderla il più nero possibile. Poi con le curve, qui non si può fare regolazioni non distruttive, perché non posso creare una fila di livelli su canali, che bisogna che vada manualmente su immagini, regolazioni curve. Ora, perché ora ho scurito, ho tirato fuori i neri i contrasti della foto, ora devo tirare fuori i bianchi e riscurire nuovamente l'immagine come se fosse una silhouette, un disegno, una cosa proprio che mi serve per ritagliare. A questo punto, quando è proprio tutto nero e le frange si vedono, vedete ora come, cioè qui devo aumentare un po' il bianco da proprio da bruciarlo in modo che sia più netto. Una maschera è questa. Guardate cosa succede. Allora, io ho una maschera, come vedete la selezione, cioè qui non è che c'è da diventare tanto scemi, nel senso basta sistemare luminosità, contrasto, un po' le curve, posso avere una selezione, diciamo, del cielo, perché nei canali vado sul composito, premo il tasto CTRL sulla copia del canale e lui mi seleziona, vedete la precisa? A quel punto io questa maschera la posso utilizzare, cioè se ho una maschera attiva e applico una correzione tipo tonalità saturazione, automaticamente vedete mi applica la maschera selezionata. Se io aumento la saturazione o la luminosità, io sto già lavorando su una maschera, cioè chiaro? Che con il pennello si può fare alcuni ritocchi in maniera pittorica, per le correzioni di colore avanzate o molto precise bisogna intervenire sui canali. Però ora mi fermo un attimo e vi faccio vedere altri esempi un po' più semplici con, non so, le selezioni o intervallo colore, perché qui si va su cose abbastanza spinte e non voglio mettere troppo carne al fuoco. Comunque, questo per farvelo vedere. Allora, sulle maschere non si può intervenire solo con il pennello, con qualsiasi strumento, perché posso prendere questo, potrei prendere, non so, lo strumento lazzo, cioè fare una selezione, una macchiolina, premo lo shift, ne faccio un'altra e poi riempirlo con il colore di primo piano che deve essere nero, sicché vado su modifica, riempi, non lo vedo, modifica, riempi, primo piano normale 100%, si può fare anche così. Si può. Io c'avevo un Photoshop Elements, quello lì. Quando volevo fare tipo la foto in bianco e nero con un colore, usavo quello. Sì, si può fare così. Cioè, guarda, l'importante, ripeto, sulle maschere o col bianco o col nero. I colori non funzionano. Altra cosa che non vi ho spiegato, perché ora abbiamo parlato di come si parte, cioè come si fa una maschera partendo da un pennello, un po' vi ho fatto vedere come si crea a grandi linee una maschera partendo da un canale, però io da un canale ottengo una selezione, chiaro, che poi può diventare una maschera. Allora, se io premo CTRL su qualsiasi maschera mi appare una selezione, che sarebbe quello che ho pittato io, giusto? Questa selezione naturalmente, come vi ho fatto vedere qualche lezione precedente, la posso modificare col lazzo, premo lo shift, no, alt e sottraggo, premo lo shift e aggiungo, vado invertita, si chiede, deve essere così, meno, più,
oppure posso prendere un cerchio, aggiungere o rimuovere e poi riempire col pennello, cioè riempire col secchiello oppure riempire col pennello, oppure cioè posso usare anche una sfumatura, non deve essere per forza netto, perché si parla di bianco e nero, ma si parla anche di tutto quello che non è nero, cioè che è tra bianco e nero, il grigio, chiaro? Perché se io prendo una sfumatura, allora sfumatura, accidente, c'è qui, naturalmente deve essere settata su bianco e nero, io ho la selezione attiva, ora mi faccio una bella sfumatura e mi va da bianco a nero. E qualcosa ho fatto però un pochino, perché? Perché ho messo sul colore, portate pazienza, ma questo deve essere sul normale. E a questo punto, come vedete, dal canale della maschera ho applicato una sfumatura Ora sono andato su correzione colore selettiva, se vado su bianco e nero, altra cosa, per cancellare una maschera si tiene premuto Alt, si va su selezione, tutto, modifica, riempi, bianco, colore di primo piano deve essere bianco, oppure colore di sfondo, dovete dirgli dov'è il bianco e poi riempirlo, lui lo svuota. A questo punto io ho l'immagine originale. Il discorso della sfumatura è questo. Allora, facciamolo su senza troppi problemi. Vedete? Ora io ho fatto un gradiente che va da bianco a nero, qui rimane, cioè qui rimane la foto originale e qui rimane modificata. Cioè, vedete? Ora io ho fatto una sfumatura lineare, si può fare radiale, cone, si può fare, insomma, ci sono diversi modi, si può fare anche così. Questa come l'ho fatta. Per esempio qui ho messo in evidenza queste zone qui, questo l'ho lasciato colorato. Volendo, se seleziono la maschera e premo CTRL lì, l'amberto. Che è come avere una foto, a differenza che una maschera. Altri strumenti per fare selezioni da usare come maschere, una potrebbe essere intervallo colori. Ora questa è una lezione che poi farò anche, poi si vede anche abbastanza male perché se la vedo sul mio monitor è un po' diversa. Però non ho ancora calibrato questo televisore. Un altro strumento che potrebbe essere comodo nei paesaggi in particolar modo è intervallo colori. Se io vado su selezione intervallo colori, allora intanto anteprima di selezione vi do maschera veloce che vi spiegherò avanti. Nella selezione ho tutta una serie di valori, tra cui luce, mezzi toni, ombre, incarnato. Lasciamo perdere l'incarnato e il fuorigamma. Però se io voglio selezionare le ombre, vedi? Automaticamente mi ha selezionato le parti più scure. Questo a cosa mi serve? Mi serve che se io voglio fare una maschera per intervenire solo sulle ombre, che mi ha già applicato, perché se io questa la tolgo, beh, facciamo una cosa, le cancello io, perché queste sono le ombre, vedete, me l'ha eliminato. Allora, andiamo con selezione, intervallo colore, ombre, ve la faccio vedere in scala di grigio, quelle selezionate sono le ombre, cioè queste bianche sono le ombre, tutto sarebbe così. Questa è l'impostazione di Photoshop, che per colpa mia è rimasto come gli antichi. Una volta che ho dato l'ok, lui mi calcola la selezione di tutte le zone in ombra. Io a questo punto, se vado in una maschera, grigio X mi serve per scambiare dal primo piano allo sfondo. Sì, vedi? Uso il nero, poi premo Alt Delete, vedi? Lui mi tiene le ombre,
se voglio fare la cosa opposta, eliminare le ombre, faccio un po' di danno, scusate, già due volte. Allora, facciamolo, facciamo. Ora ho le ombre selezionate, seleziono lo sfondo, vado su colpo, vedete? Se vado sulle proprietà della maschera, ho inverti, mi fa la cosa opposta. Comunque, questo ve lo faccio vedere con calma la prossima volta. Io direi al momento mi fermerò un attimino lì perché si va sul complesso. Vi faccio fare un par di prove ora e poi tanto per l'altro video parlo anche di tracciati. Ce l'avete chiaro più o meno il discorso del pennello? Questo lo salvo. Oggi è 14 perché poi vi dovrei spiegare cioè, la maschera veloce serve per modificare, cioè modificare, intervenire su una selezione e poi salvarla. Ciao. Buonasera. Che